Buongiorno amici, scusate per il tono della mia voce, ma sono molto triste e molto incazzato stamattina, quindi è entrata la volpe nel pollaio, ha fatto una strage. Adesso vi faccio vedere quello che è rimasto. In questo video non vi farò vedere le carcasse di animali morti, li ho già raccolti, quelli che ho trovato. Vi farò vedere soltanto da dove è entrata la volpe, da dove ha provato a entrare e i danni che ha fatto. Quindi serve magari a qualcun altro che ha un pollaio così casalingo come il mio per valutare dove intervenire per rafforzare la rete. Io avevo già fatto un giro di doppia rete nella parte bassa 2 anni fa, questo è il terzo attacco che ho. Qui, guardate, ho provato a scavare, ma non è riuscita a passare perché la seconda rete è a 25 cm, 30 cm sottoterra, quindi me l'ero studiata bene. Questa mattina verso le 6:30, 7:30 gli ho sentito il cane abbaiare, il cane è in casa con noi, ma avendo i gatti lei abbaia spesso, quindi non ci siamo preoccupati. Io ho l'apertura del pollaio, quella lì, automatica, impostata alle 6:30, quando ci sono i primi raggi di sole, insomma, lì libero. E si vede che la volpe ha atteso, è entrata, quando loro si sono liberate. Quindi ho fatto una strage. E in questi sacchi neri ho già raccolto le carcasse di quello che ho trovato. Io avevo 6 galline, una nera e 5 bianche. La nera, poverina, non l'ho proprio trovata. Ci sono le piume a terra, tracce di sangue, si vede che la volpe se l'è portata via. Delle altre 5 bianche, una l'ho trovata viva, ma spaventatissima, qui dentro il ricovero notturno. Pensavo fosse morta, invece sta bene, però è traumatizzata. E 4 le ho trovate a pezzi. Adesso devo ancora pulire. E sono un paio d'ore che lavoro, perché ho rafforzato tutto quello che potevo rafforzare. Abbiamo tracce di sangue, uova. Il poverino è quello che è rimasto di loro. Vi faccio vedere l'ultima che è rimasta. È così da stamattina. Dove vado io, lei va dalla parte opposta. È terrorizzata. Non ha toccato né acqua né cibo. È un disastro. Adesso pulisco. Metto ancora della cenere di legna. E ricominciamo. Adesso le prossime galline saranno disponibili da metà febbraio in poi. Quindi è così. Così, è la terza volta, vi dico che è uno spettacolo veramente terribile da vedere. Niente, terrorizzato, poverino. E l'arrabbiatura è verso me stesso, ovviamente, perché non sono riuscito a proteggerle abbastanza. Sono 2 ore che lavoro per rinforzare la rete, poverina lei lì. In un angolo spaventatissima, non so neanche se passa la notte. Ehi, poverina, la volpe è entrata da un buchetto qui. Adesso ho messo già la doppia rete, si erano allargate 3-4 maglie della rete e da dove entravano i gatti, poi me ne sono accorto dopo. E da lì è entrata e poi da lì è uscita, probabilmente con la gallina nera in bocca. Adesso finisco ancora di fissare bene la rete, così. Ok, ho dato una pulita, ho passato dove potevo, ho messo la cenere ovunque, cenere della legna,
anche dentro, ho dato una pulita. Vabbè. Così. Ora spero che l'ultima gallina rimasta sopravviva. E come dicevo, le prossime galline ho chiamato i vivai, le vendono da metà febbraio in poi, quindi vedo se il vicino me ne vende un paio, almeno vado avanti con la produzione e poi le integrerò. Niente, dai. Video veloce, portate pazienza, oggi è così, dai. Buona giornata.